E salve a tutti ragazzi, qui come sempre il vostro Ara, benvenuti in questo nuovo unboxing direttamente dai pacchi postali. Come vedete sono sommerso dai pacchi come non mai, c'è anche pericolo di caduta pacchi al posto di pericolo di caduta massi. Allora, direi di non perdere altro tempo, andiamo subito ad aprire i pacchi perché vedete ce ne sono veramente tanti, quindi ce ne saranno delle belle da vedere. Vi ricordo come sempre che se fossi interessati all'acquisto di qualsiasi cosa vediate in questo video e tante altre action figure, potete farlo direttamente tramite il mio sito Arasevius Shop nella scheda in alto oppure qui sotto in descrizione. Ovviamente acquistando da lì mi aiutereste veramente tantissimo. Allora, cominciamo da questo qui, lo mettiamo sulla nostra postazione, prendiamo la nostra fedelissima Arin e andiamo a spacchettare. Ecco qua ragazzi, allora vediamo un po' cosa si nasconde all'interno di questo pacco. Ovviamente devo fare con molta cautela per non rovinare il contenuto, dato che sto usando, diciamo, un coltello non troppo convenzionale. Oh, e allora vediamo un po', pacco aperto e andiamo a vedere insieme il contenuto. Voi potete già intravedere qualcosina. Allora, abbiamo un po' di novità all'interno e devo dire che sono molto molto interessanti, a cominciare da questa. Ragazzi, abbiamo questa fantastica statua di Madara Uchiha per la linea Figure Zero Relations dedicata a Naruto. Eccola qua, tento di farvela vedere un po', però ragazzi non si vede troppo tramite la confezione. Vediamo se riesco a farvi vedere un'immagine che c'è qui sul retro. Oh, eccola qua ragazzi, guardate che spettacolo si preannuncia questa statua, veramente qualcosa di eccezionale. Continuando ancora ragazzi, guardate cosa è arrivato, la nuova S.H. Figures dedicata a Cowboy Bebop, Cowboy Bebop, uno dei miei anime preferiti tra l'altro. Guardate che figata, questo naturalmente è Spike il protagonista, qui ci sono tutte scritte in giapponese, l'unica parte dove è scritto il nome è qui sul lato, anche questa una vera chicca. Continuando ancora ragazzi, qui abbiamo una novità incredibile, ovvero Crystal il cigno con l'armatura di Aquarius, questa nuova mini linea appunto dei Cavalieri di Bronzo con le armature d'oro. Chiaramente questo qui è per la linea Midcloth X, quindi la nuova versione del corpo, la nuova versione delle armature, quindi il meglio del meglio ragazzi, non vedo l'ora di mettere le mani su questa figure. E ultimo ma non ultimo arrivo di questo primo pacco abbiamo, guardate che spettacolo, War Machine direttamente da Infinity War, ma potrebbe andar bene anche per Endgame, penso sia la stessa armatura, per la linea SH Figures. Sappiamo molto bene che per quanto riguarda questa linea, sulle armature di Iron Man o War Machine dà proprio il meglio e devo dire che questa non sembra assolutamente da meno, sembra veramente uno spettacolo. Ora andiamo a vedere questo pacchettino qui, abbastanza compatto ma pesantissimo ragazzi, sono curioso di vedere cosa si nasconde all'interno, andiamo subito a scoprirlo con molta cautela ovviamente. Ecco qua ragazzi, perfetto, la nostra Irene fa sempre il suo dovere. Ecco qua, pacco aperto e andiamo a scoprire insieme il contenuto. Oh, ah ecco già, mi ero completamente dimenticato perché giustamente, ecco perché era così pesante, c'è un personaggio veramente massiccio all'interno, è tutto pieno di copie di questo personaggio che sono quasi tutte già prenotate tra l'altro, e si tratta di questa edizione limitata per la linea S.H. Figures dedicata ad Avengers Endgame, ovvero il mitico Thanos, però nella sua versione secondo me migliore, ovvero con l'armatura. Ragazzi, guardate che spettacolo questa figura, anche la confezione è molto molto figa, molto molto pulita, davvero qualcosa di eccezionale, edizione limitata. Questa figura ragazzi andrà esaurita subito, farà piangere un sacco di persone che se la saranno persa, proprio come è successo con la prima versione. Io ho un paio di copie ancora disponibili e poi
è andata, ragazzi, quindi approfittate se non l'avete preordinata. E ci tengo anche a ringraziare tutti coloro che hanno preordinato questo Thanos e tutte le altre figure che vedete in questo video e tutte le altre figure in generale dal mio sito. Grazie veramente di cuore, ragazzi, mi aiutate veramente tantissimo. E ora, ragazzi, andiamo ad aprire quest'altro pacchettino, anche questo piccolo ma bello pesante, perché ci sono un sacco di copie della stessa figure, e c'è un altro pacchettino uguale a questo, quindi è inutile che ne apro due, ragazzi. Poi c'è quest'altro pacco che apriremo per ultimo. Allora, andiamo a vedere il contenuto di questo, ragazzi. Come potete immaginare, sapete già che si tratta comunque di una figure riguardante il mondo di Dragon Ball, cioè del nuovo arrivo per la linea Sage Figures. Eccoci qua, pacco aperto, andiamolo a vedere insieme di chi stiamo parlando, ragazzi, di uno dei personaggi più attesi e amati di sempre. Ecco qua, ragazzi, guardate che spettacolo la confezione. Si tratta di Gogeta Super Saiyan God. Eccolo qui, ragazzi, nella sua confezione, molto molto slim, devo dire, rispetto alle altre, però contiene comunque un bel po' di cose, una testa intercambiabile, come vedete, anche con capelli neri, e la testa Super Saiyan God. Eccolo qua, ragazzi, anche questa, ragazzi, è una figura che è andata esaurita, è andata a ruba subito, è chiaro, perché si tratta di un personaggio amatissimo. Mi sono rimaste pochissime copie perché ne ho ordinate un bel po' di più prevedendo questo fatto, però moltissime sono praticamente prenotate, quindi anche questa, se la volete, ragazzi, dovete affrettarvi, perché lo sapete che soprattutto quelli di Dragon Ball vanno esaurite praticamente subito. E chiaramente, ragazzi, fatemi sapere se volete la recensione di una di queste figure con un commento qui sotto, e ci sarà anche naturalmente il sondaggio sul canale Telegram. Se non siete iscritti al canale Telegram lo trovate sempre qui sotto in descrizione. E ora, ragazzi, ecco qua l'ultimo pacco, lo portiamo qui nella postazione, come vedete è bello grande, andiamo subito ad aprirlo, vediamo un po' se ci riusciamo senza difficoltà. Eccoci qua, oh, andiamo subito a scoprire il contenuto, che naturalmente io so già, e si tratta di un altro arrivo per la linea Sage Figures dedicata a Dragon Ball, perché questo mese, ragazzi, gli arrivi sono ben due. Perché? Perché sono due personaggi dallo stesso film, e naturalmente se è arrivato Gogeta è arrivato anche il fantastico Broly nella sua nuova versione. Lo tiriamo fuori con cautela, guardate qua, confezione veramente enorme, ragazzi, ed ecco qua anche Broly. Ho fatto un attimo spazio perché non entrava nell'inquadratura, tanto è grande la confezione, guardate qua che spettacolo. Questo qui è anche andato praticamente a ruba, al contrario di Gogeta, di questo praticamente non me ne sono rimaste copie. Se, ragazzi, foste interessati a questo Broly, dovrei riceverne un altro piccolo carico tra un po', quindi è necessario che preordiniate quelle copie, molte sono già state preordinate anche di questo nuovo carico, è l'ultimo carico che arriverà di questo Broly per adesso, quindi, ragazzi, se lo volete fatemelo sapere al più presto, che vi tengo da parte una copia, però per il momento dovrebbero essere tutte vendute queste copie. Comunque, ragazzi, sembra veramente uno spettacolo, mi piace un sacco il design di questo nuovo Broly, e quindi abbiamo Broly più Gogeta, accoppiata spettacolare. Dentro la confezione di Broly è quasi 4 volte la confezione di Gogeta. Allora, ragazzi, l'unboxing di oggi finisce qui, fatemi sapere cosa ne pensate di tutti questi arrivi, qual è il vostro preferito con un commento qui sotto, ripeto, fatemi sapere di quale volete la recensione per primo, lasciate il like se questo video vi è piaciuto, e se volete aiutare potete anche condividerlo. Vi ricordo che se voleste acquistare questo e tante altre action figure c'è il mio sito Arsilius Shop nella scheda in alto, pure qui sotto in descrizione. Grazie a tutti per la visione, salutiamo anche gli uccellini che non la smettono di fare il loro verso, eccoli qui, li potete sentire benissimo. Grazie a tutti per la visione, dicevo, ciao da Ara, e collezionate sempre.